Teramo sembra essere ubbidiente e disciplinata, si adegua il più possibile alle restrizioni imposte dal governo per contrastare il contagio da coronavirus. Nei supermercati non c'è ressa, le file sono contingentate e gli orari di apertura non subiranno modifiche nemmeno nel fine settimana. Cerchiamo comunque di mantenere un certo ordine dentro e fuori dal supermercato. Facciamo entrare massimo 7 clienti alla volta, quindi diciamo che non si crea tanta ressa all'interno per niente. Fuori ieri era un po' più caotico e abbiamo dovuto un po' tranquillizzare pure i clienti. Che disposizioni avete per il sabato e la domenica? Orario normale. Dalle 8 alle 20, stessa cosa sabato, e la domenica dalle 9 alle 13. Stesso discorso di pacatezza si riscontra anche nelle farmacie del centro storico di Teramo. Si resta in fila fuori, con posti, mentre il personale ricorda a tutti le necessarie precauzioni di distanza. E c'è chi, per meglio proteggersi, ha sistemato lungo il bancone dei vetri che separano i farmacisti dai clienti. Restano aperte anche le erboristerie, che vendono alimenti speciali per vegetariani e macrobiotici. Varruba la vitamina C, utilizzata come integratore per migliorare il sistema immunitario. Abbiamo questo, c'è gente che è allergica al nicchio, che è allergica al lattosio, allergica al glutine, intollerante al lattosio, intollerante e poi vogliono un'alimentazione bio, quindi c'è il giro di gente che esce giustamente a comprare, ma soprattutto noi vendiamo anche l'integratore come integrazione, la vitamina C, echinacea, propoli, tutto ciò che fa stimolare un po' le difese immunitarie. Ti devo dire che con la vitamina C io stamattina ho dovuto rifare un ordine, ne ho ordinati un 50 di pezzi, invece mi hanno dato il top perché sta scarseggiando già la vitamina C. A differenza di solo 2 giorni fa, pochi sono i giovani in gruppo in giro per la città. Si ha la sensazione di una riscoperta generale dello stare in famiglia, anche se per il momento è un obbligo. Restando a casa i rapporti per forza devono essere più consolidati. Insomma, si sta prendendo anche una deriva che la famiglia era diventata solo per andare a dormire, sono mancati tutti i rapporti umani, come in tutte le cose c'è il lato positivo e il lato negativo. Il lato negativo è peggiore, però cerchiamo di vedere il lato positivo, e questo momento passerà, speriamo che lasci un buon segnale che si riallacci i rapporti tra le persone e con la famiglia.